Ci sono 3,8 miliardi di donne sulla Terra. C'erano 3,9 miliardi di uomini. Ma ora ci sei solo tu e il tuo telefono non smette di squillare. È un qualche tipo di fantasia? Un paradiso? O una prigione? Questo è cosa succederebbe se tu fossi l'ultimo uomo sulla Terra. Ti svegli un giorno e metà della popolazione mondiale è scomparsa, ma non sono scomparsi indiscriminatamente. Sono solo i maschi ad essere scomparsi. Gli amici, i ragazzi, i fratelli. Non siamo sicuri di dove siano andati o cosa sia successo, ma possiamo dire che hai problemi più grandi del preoccuparti di chi ti farà compagnia a bere una birra e guardare la partita. Prima viene il dolore, poi le ragazze e poi arriva la grande domanda. Ripopolazione. Sei pronto a cominciare? Essere l'unico responsabile a ripopolare il mondo potrebbe sembrare divertente, ma in realtà sarebbe un sacco di duro lavoro. Dal 1973 la quantità di seme maschile in America ed Europa si è abbassata. Nessuno sa il perché, ma molti scienziati credono sia per via di inquinamento, stress, fumo e alcol. Per ripristinare la razza umana, tu, l'ultimo uomo sulla Terra, dovresti fare qualsiasi cosa per aumentare la tua fertilità. Per alzare i tuoi livelli di testosterone, dovresti fare esercizio regolarmente e assumere molta vitamina D. Dovresti anche aumentare la quantità di vitamina C e di zinco nella tua dieta, visto che entrambi sono importanti antiossidanti che servono per uno sperma più sano. Mentre per quanto riguarda l'alcol, anche se è un ottimo lubrificante sociale, non ti aiuterà a mettere incinta nessuna, visto gli effetti negativi che ha sulla fertilità. E neanche restare insonne all'idea di non poter più bere birra giocherà a tuo favore, dato che dormire e ridurre lo stress sono altrettanto importanti. Ma stressarsi di meno è una bella richiesta quando metà del mondo ed i loro papà sono improvvisamente scomparsi. Ed è tuo compito ripopolare la Terra. Vista la gravità della situazione, probabilmente non ti divertiresti con 3,8 miliardi di nubili desiderabili. Più realisticamente, verresti messo in una sorta di clinica della fertilità per motivi di efficienza. E mentre potresti forse nasconderti dietro una porta chiusa, tutti quanti saprebbero ciò che staresti per fare lì dietro. Detto ciò, prove scientifiche suggeriscono che circa 6.000 anni fa, per via di fattori climatici o ecologici, che sembra abbiano avuto maggiore impatto sulla popolazione maschile, c'era solo un uomo ogni 17 donne. In tempi più moderni, le guerre sono state il fattore più grande dello squilibrio di genere tra uomini e donne nelle società dell'epoca. Nel peggior scenario possibile, gli scienziati affermano che sono necessari un mix di 98 donne e uomini per generare una popolazione stabile e non incestuosa. Ma sicuramente il modo più facile per risolvere questo problema è di evitarlo. Preveniamo qualsiasi disastro ecologico su scala mondiale, prendendoci cura del nostro pianeta. E se invece dell'ultimo uomo sul pianeta tu fossi l'ultima donna? Come cambierebbe la tua vita? Come ultima donna? Avresti il potere assoluto o il contrario? Beh, ma questa è una storia per un altro. Cosa succederebbe se... Ehi, se ti è piaciuto questo episodio, clicca mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato e per non perderti il meglio di cosa succederebbe se...